Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi, SRL, affiliato Avis Budget Group presso l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Sanificazione e igienizzazione di ogni veicolo prima e dopo la consegna. Buon sabato a tutti e buon fine inizio. Una settimana, ci auguriamo col bel tempo come stamattina, fresco però sta bene. Esatto, le previsioni sono buone. Però la sera fa... Però fa freschetto, sì, insomma, voglio dire, il suo periodo autunnale che è così. Quindi buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Buongiorno alla nostra Bibi Caffè. Sì. Salutiamo la Bibi Caffè. Oggi chi è che nascondi? L'altro giorno ti sei nascosto da solo. Poi oggi, sei nascosto. Oggi ci lo mettiamo a metà. Posso tenerla pure io, posso avere questo onore di tre qualità di Bibi Caffè, le trovate qua, la gassosa limone, il misto limone caffè e la gassosa il caffè tradizionale. Sì, ricordiamo questi ragazzi. Qualcosa che l'hanno portata in auge questa. I proprietari dell'Eurodrink hanno preso il brevetto, l'hanno acquistato e la stanno producendo loro. E questa è una cosa molto bella, lo ripetiamo tutte le mattine, perché la gassosa al caffè, al di là che diciamo un alimento, che rigenera, sì. Fa anche bene, si può bere sia d'estate che è gradevole, molto gradevole, gradevole. Bibi Caffè, salutiamo Eurodrink che la distribuisce, la troverete in tutti i supermercati della Calabria e ci auguriamo in Italia. Anche a loro buon sabato e buon lavoro. Bene, ci siamo, Bibi Caffè. Allora, cosa hai fatto ieri, Francesco, velocissimamente? Ieri sono stato in banca di mattina. Non me lo dovevi dire a me che andavi in banca. Perché? E venivo ti accompagnavo, davi qualcosa qua alla chiesa. Veramente era dovevo mettere dei soldi che non ce ne stanno e quindi il direttore mi ha allora chiamato. Un po' a te allora... chiama il direttore, guardate, non ci credete che manco su video. Il direttore che lo chiama è lui. E poi dopo nel pomeriggio mi sono venuti a fare la revisione della caldaia, perché tu sai che ogni anno va fatta la revisione, va fatto il controllo, la pulitura della caldaia e ahimè purtroppo sono venuti tardi. Sei stata tutta la giornata a casa. E purtroppo ho dovuto litigare pure con la padrona di casa perché mi aveva dato un appuntamento, erano alle 4 e invece sono venuti alle 6. Vabbè, abbiamo raccontato la tua vita di ieri. E me l'hai chiesto. Allora, siccome abbiamo due collegamenti telefonici oggi, sì, con il telefono della radiazione, no? Sì. Allora, ma perché ti pesa? Non hai capito. Usiamo il suo numero di telefono. Se tutte le donne libere
vogliono il suo numero di telefono, basta chiamare, glielo do e lo Ma no, non c'è bisogno. Lui è il bello della trasmissione. No, proprio per niente, no, proprio per niente. Io sono proprio il brutto, però. Lasciamo perdere questo argomento. Sempre il bello vicino, perciò. Lasciamo perdere questo argomento. Magari siamo tutti da brutti, quindi sei bravo. Però tu sei bravo. Quello affascinante, quello sì, che acchiappa sì. Femmine, cose. Sì, allora, sì, acchiappa. Scherziamo. Sì, certo. Quello che se lo può permettere, poi io me lo posso permettere. Certo. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Andiamo avanti con l'almanacco del giorno. L'aforismo di oggi di Arturo Graff. Di Arturo Graff, sì. Che dice? Allora, chi conosce i difetti altrui è un uomo di buon discernimento, di molto migliore chi conosce i propri. Beh, voglio dire, no, è abbastanza scontato il significato. Cioè, una persona che conosce i difetti degli altri è un uomo già che sta in una posizione ottimale. Però la persona che conosce i propri difetti è ancora meglio. Certo. Questo è il significato ed è giusto e credo che su questo c'è poco da opinare. Bene, andiamo avanti, andiamo con i santi del giorno. Sì. Salutiamo tutti i vescovi della Calabria e tutto l'ordine sacerdotale. I santi di oggi sono San Teresa d'Avila. Sì. Auguri a tutte le Terese, San Severo e San Tecla. 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 Sì, Santa Tecla. Tecla. San Severo e Santa Teresa. Buono a chi compie, fa festeggia l'onomastica e chi compie gli anni. È importante questa Santa Teresa, eh? Vabbè, Santa Teresa e poi Tecla pure, no? Mm, vabbè, sì. Sono tutti i santi, sono buoni. No, assolutamente. Questo è fuori di... Però, insomma, voglio dire, queste penne... Vabbè. Come a fianco all'aforismo c'è anche il menù del giorno, oggi ci consiglia penne al marsala. Ah, il marsale, il marsala che è veramente, no? A me non mi piace. A me sì. Mangiatevi. Questo è il bello, no? Di stare, di avere un'opinione propria. Certo. E di avere dei gustibus, esatto. Si dice, no? Sì, certo. Va bene, detto questo... Andiamo avanti. Allora, si parla molto di emergenza alluvione, il periodo, adesso arrivano le piogge. Questo è il numero, sì, perdonami. Questo, e ci colleghiamo, perché stiamo parlando tutti i giorni della pulizia dei fiumi, stiamo parlando di eventuali allagamenti che ci potrebbero essere su un bacione di fiumi, ed è successo proprio l'altro giorno a Cantagalli. A me ci sono arrivati i filmati a noi, sì. Adesso parliamo con Gertù e ve li riproponiamo, sì. Perché è uscito con un comunicato stampa proprio Mimmo Gianturco dicendo, lamentando la situazione dei fiumi, che non si capisce ancora, è una diatriba, a chi appartengono, chi dice la regione, chi dice la provincia, chi il comune e chi la bonifica. O vediamo cosa ci dice. È un classico della politica, classico. Esatto. Ognuno dice no. O vediamo se ci risponde Mimmo Gianturco. Mimmo, buongiorno, Giovanni De Grazia e Francesco Marino, sei in diretta con l'Agenzia 14. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, Mimmo, innanzitutto come stai? Abbastanza bene, grazie, abbastanza bene. Consigliere comunale dell'opposizione, ricordiamo Mimmo. Mimmo, tu ieri sei uscito con una nota sulla situazione, sì, dei torrenti che ci sono alle Mezze. Hai mandato delle immagini che a sua volta ti hanno mandato i cittadini di Lamezia Terme, parliamo del Cantagallo, dove per l'ennesima volta si sono alluvionate le case perché le acque sono fuoriuscite dal torrente, giusto Cantagallo? Allora, è una situazione molto grave, da tantissimi e tantissimi anni, tu sei sempre in prima linea per quanto riguarda la gente, per quanto riguarda tutte le situazioni che non vanno bene alla mesa, fai il tuo lavoro e lo fai abbastanza bene, quello che deve fare poi un consigliere comunale, chi appartiene alla politica. Vabbè, al di là di questo, la tua versione sulla situazione dei fiumi, mentre tu parli mandiamo l'immagine che ci sono arrivate ieri, perché il Cantagallo appunto è stato, hai sondato di nuovo, meno male poco, però hai sondato alcune case. Sì. Allora, la situazione dei fiumi e dei torrenti alla Mezzia è gravissima. Bisogna intervenire immediatamente prima che accada una nuova tragedia, perché io purtroppo devo ricordare che la Mezzia ha già vissuto un dramma, diciamo, relativo proprio agli allegamenti, alle esondazioni dei torrenti. Stiamo parlando della tragedia che ha colpito Stefania Signore, sì, con i suoi bambini, quattro anni fa, dove appunto proprio il fiume Cantagalli sondò
è diciamo sulla zona industriale, comunque i sentieri della Medina, quella zona lì poi creò quella valanga di fiumi, di fango, di detriti che diciamo poi purtroppo è rimasta nell'onore delle cronache per delle nostre memorie insomma per tanto tempo. Però ancora la ricordiamo. Mimmo, ti voglio dire una cosa prima di andare avanti, sì. No, e poi continui. Ti volevo dire, io mi ricordo quell'alluvione, l'abbiamo vissuto insieme, noi facevamo i servizi, certo. Tutte le televisioni d'Italia vennero certo. Per questa tragedia che ci fu, le certo. Passerelle del Presidente del Senato, arrivarono con aerei privati e ci garantirono che c'erano già dei soldi investiti su tutti i torrenti, almeno sul Cantarello. Certo. Dall'epoca, certo. Dopo le passerelle che hanno fatto la politica, che è successo? Allora, sostanzialmente nulla di sostanziale, se non minimi, piccolissimi interventi che ovviamente non portano nulla di positivo, nel senso che il Comune della Mezze Terme ha sottoscritto una convenzione con Calabria Verde, che è un ente in house della Regione Calabria, diciamo che è anche competente per quanto riguarda la manutenzione dei corsi d'acqua, eccetera, sì. Eccetera, e sono stati fatti dei minimi interventi diciamo alla foce del Cantagalli su altri torrenti, ma che non hanno risolto assolutamente il problema, certo. Anzi devo dire che purtroppo sono stati degli interventi quasi inutili, quindi vista la situazione che c'è la Mezze Terme, perché mi preme ricordare che il problema non è solo sul Cantagalli, il Cantagalli certo. Probabilmente è uno dei più pericolosi esatto. Torrenti, perché diciamo soprattutto nell'area sud di Lamezia, dove sono andato l'altra notte, il letto del fiume si è alzato almeno di 5-6 metri e grazie ad un muretto diciamo in cemento armato costruito qualche anno fa, le abitazioni hanno subito dei danni minimi l'altra notte. Ma il problema non è il danno diciamo materiale all'abitazione, il problema è proprio diciamo anche di natura, come posso dire, sociale. Lì ci sono agglomerati urbani e durante la notte questi signori temono che possano essere invasi dall'acqua mentre dormono, e sì. Il rischio è reale, cioè, è vero, bisogna intervenire subito. Infatti l'altra notte è successo alle 3 di notte, se non mi sbaglio, bene o male che sono intervenuti i cittadini stessi. Hanno provveduto un po' a salvare il salvabile. La cosa triste, Giovanni, la cosa triste che devo segnalare è che questa situazione è conosciuta a tutti i livelli amministrativi del territorio, dalla protezione civile ai vigili urbani, al sindaco, a tutti quanti. E quella notte, diciamo, dove c'è stata una pioggia torrenziale abbastanza cospicua, forte, nessuno si è fatto vedere lì. I cittadini residenti erano da soli e le immagini parlano chiaro. Sono andati soltanto una pattuglia dei vigili urbani all'indomani a vedere che... Vabbè, lo sai perché non ci va nessuno? Perché non ci sono state vittime. Se c'erano le vittime, il giorno dopo arrivavano tutti in pompa magna, no? Tutti queste cose io questo, per esempio, io la penso come te, però io devo stigmatizzare l'approccio che ha la politica su questo tema, che continua a fare il solito scaricabarile, non è la competenza. A proposito di scaricabarile, a proposito, Mimmo, perdonami, sì. Ma vogliamo sapere, perché io il presidente Mormile che io ho intervistato mi ha dato una versione, il comune mi dà un'altra versione, voglio sapere la tua versione, ma di chi sono le competenze dei torrenti in generale, poi della Calabria, ma parliamo della Mezze Terme. Allora, i corsi d'acqua sono diciamo di competenza anche comunque della Regione Calabria, in questo caso il territorio calabrese, e del Consorzio di Bonifica, dove addirittura mi pare di ricordare che il Consorzio di Bonifica per il torrente Cantagalli ha oltre 1.900.000 euro già stanziati da anni e anni e sì, anni. Sì, però mi sa che mi risulta che stanno pulendo adesso, non il Cantagalli, quello vicino al Cantagalli, stanno pulendo in questi giorni. Sì, ma quello vicino al comune, per capirci. Sì, ma allora si tratta di piccoli interventi che non sono interventi strutturali. Basta semplicemente guardare, ogni corso d'acqua è riempito di canne alte 4, 5, 6, 7, 8 metri che impediscono il normale deflusso delle acque. Se a questo aggiungiamo
che già i cittadini, diciamo, chiamiamo cittadini lamedini, insomma, comunque anche quelli dell'Interland, purtroppo hanno il cattivo, la cattiva abitudine anche comunque di abbandonare, diciamo, rifiuti all'interno dei corsi dei fiumi. E questo è il senso civico che manca. Esatto, voi immaginate che cosa, diciamo, potremmo trovare all'interno dei letti del fiume che impediscono all'acqua di defluire normalmente. E questo è anche uno dei motivi per il quale io ho questa forte preoccupazione. E da anni sottolineo il fatto che, ripeto, non solo il Cantagalli, ma tutti i torrenti lamedini, tutti, diciamo, i corsi d'acqua che passano sul territorio di Lamezia sono pericolosi. Io ho diverse segnalazioni, certo. Io mi auguro che qualcuno intervenga, però voglio dire anche un'altra cosa. Chiaramente il Comune di Lamezia Terme vive un momento di grande difficoltà economica, questo lo sappiamo, però altri comuni, basta guardare le cronache delle ultime settimane anche di comuni vicini tipo Catanzaro, sì. Il comune per somma urgenza interviene laddove c'è il problema, manda le ditte a pulire immediatamente, poi se ne parla come recuperare i soldi, i fondi, eccetera, eccetera. Intanto mettere in sicurezza i cittadini è giustamente. Esatto, bisogna intervenire immediatamente. Poi chiaramente se quando bisogna fare, bisogna farlo prima possibile, gli interventi strutturali, bisogna partire a monte fino a valle e pulire i corsi d'acqua, ma vanno fatti immediatamente. Io mi auguro che questa resti soltanto una mia preoccupazione. E si risolve il problema, speriamo. E io ho Francesco Marino vicino a me. Francesco, devi fare qualche domanda? Sì, allora buongiorno. Fammi fare un attimo, fammi fare un po' il dare una domanda provocatoria. Allora, tu sai molto bene che il torrente ha un tragitto molto lungo, no? Io non vorrei che ci fosse un tratto del torrente che è di competenza della provincia, un altro tratto è della regione, un altro tratto è dell'amministrazione locale. Io non vorrei che ci fosse questa, che fosse tutta responsabilità di un ente. La seconda domanda che io ti chiedo, siccome questo sta diventando ormai un problema atavico, va bene, e voi sapete bene qual è il problema, al di là di quelle che sono le denunce, sto parlando dell'opposizione, perché quello che governa, ormai la responsabilità si sa quella che è, ed è grave tutto quello che tu ci stai dicendo, che ci sono dei soldi stanziati da anni, questo è grave, è veramente grave. Allora io ti dico, permettimi se io ti do del tu, la domanda è: ma questi soldi e questa opposizione, oltre che denunciare, che cosa fa? Allora, noi purtroppo, come tutti quanti ben sapete, essendo opposizione siamo minoranza e nella legge della democrazia valgono i numeri e la maggioranza. Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza e la maggioranza è, diciamo, composta da coloro i quali sostengono le varie amministrazioni, in questo caso l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale, l'amministrazione regionale. Noi che siamo opposizione siamo purtroppo minoranze, non abbiamo il potere di incidere e di, diciamo, programmare le attività da fare. Quello che noi possiamo fare come opposizione è segnalare, proporre interventi, denunciare. La nostra denuncia pubblica che facciamo non è semplicemente l'articoletto sul giornale per uscire, diciamo, mediaticamente. Certo. La denuncia pubblica è anche affinché gli organismi competenti controllino, diciamo, quelle che sono le azioni amministrative che secondo noi ci sono inadempienze. Vogliamo parlare del comune, inadempienza al comune, la provincia, inadempienza della provincia, la regione, inadempienza della regione. Io non è che ne faccio una questione, diciamo, amministrativa del territorio, a me preme risolvere il problema. La competenza è della regione, il sindaco nelle prossime ore, io mi auguro, e questo è un invito che faccio, convochi tutti i consiglieri comunali della città di Lamezia Terme, insieme facciamo una riunione, se insieme tutti e 25 dobbiamo andare alla regione Calabria a battere i pugni sulle scrivanie a farci fare questi interventi, andiamo, io sono il primo, metto anche la mia macchina, ma andiamo, facciamo qualcosa, così bisogna risolvere il problema. Esatto. Con le mail, le letterine, il problemino non lo risolviamo. No, assolutamente. E lo affrontiamo in maniera superficiale. Guardate che qua il rischio è grosso, attenzione. Certo, noi ne parliamo tutti i giorni. Io ti ringrazio, Mimmo, per questa telefonata. Grazie.
Grazie Mimmo, voi, ciao. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata. Insomma, Mimmo Gianturco è stato molto... Sì, però vedi il problema, Giovanni, scusami, il problema è che il tratto del torrente, dall'inizio, da dove nasce, lungo il percorso e poi dopo dove va a morire, in questo tratto io non vorrei che ci fosse una, come dire, una differenza... territorio. Di... Sì, perché... succede. C'era la domanda che io ho fatto a Morbide l'altro giorno e io ho, poi ho scoperto che adesso è tutta di competenza del consorzio di bonifica della Regione Calabria. E la Regione Calabria che dovrebbe intervenire lungo tutto il tratto. Esatto, tutto. Esatto. Come ti dice, però il comune è sempre una responsabilità, diciamo, locale. Locale, no? C'è sempre, secondo me. Io, se mi dai almeno il numero di Paolo Mascara, perché ce l'ho sul telefono, così lo chiamiamo subito velocissimamente, perché voglio sentire anche lui su questa situazione. Ma vedi, Giovanni, il problema che io mi pongo, no? Quelle persone che stanno lungo l'argine del torrente e che hanno subito questo danno l'altra notte, tutte queste persone, il sindaco si è fatto portavoce di una serenità. Adesso glielo dico io, glielo vuoi dire tu o glielo dico io? Per me non ci sono problemi, Giova. No, proprio per me, proprio guarda. Ho aspettato che almeno mi dia il nome, poi la vecchiaia, l'anzianità è questo. No, però ti voglio far capire, Giovanni, e sono convinto che tu su questo punto la tua sensibilità è molto forte. Ma tu ti immagini che nella notte, mentre uno dorme, riposa, bambini, donne, persone di una certa età. L'abbiamo vissuto. Sì, sì. Guarda che l'abbiamo vissuto queste storie. L'hanno vissuto essere fatte. Sì. L'abbiamo vissuto con la signora Stefano e i due bambini che sono morti. Sì, sì. Segnaliamo, facciamo vedere le cose, però poi non si provvede a niente. Ecco, facciamo il numero di Paolo, per favore. Sì. Così vediamo se ci risponde e sentiamo la sua su questo fatto dei fiumi, perché è un argomento molto importante e stamattina la voglio dedicare proprio a questa cosa. Eh sì, perché secondo però me... Però se facciamo velocemente il numero, se no il tempo velocemente passa, mi deve dare il tempo, se no... L'anzianità chiesta. Ma l'anzianità purtroppo, sì. Purtroppo mi dovete uno più giovane di me. Esattamente, o una più giovane. No. Ah, va bene, come dici tu? Ecco, vediamo. Sempre il telefono della redazione. Sì, vabbè. Allora, vediamo se ci risponde Paolo Mascara. Pronto? Buongiorno sindaco, sono Giovanni De Grazia. Buongiorno. Sono buongiorno, io e Francesco Marino. Bene, lei come sta? Sindaco, Paolo? Buongiorno. Tutto bene al lavoro. Allora, sindaco, ti posso disturbare 5 minuti? Assolutamente sì. Allora, si sta parlando, ieri Gianturco è uscito con una nota di questa alluvione, piccola alluvione che c'è stata nel Cantagallo l'altra sera. Lui innanzitutto sono parecchie le domande che ti voglio fare. La prima cosa che diceva, lamentava che questi cittadini sono stati abbandonati a se stessi, hanno chiamato a tutti e nessuno è intervenuto. Cioè sono arrivati i soliti vigili urbani e insomma e le case si stavano allagando e si lamentava che nessuna istituzione era presente. Non siete stati avvertiti praticamente. Non so chi è stato chiamato, se sono intervenuti i vigili urbani vuol dire che sono stati interessati e che sono prontamente intervenuti, poi di altre autorità eventualmente chiamate, che possono essere vigili del fuoco, che possono essere altri, io non parliamo di autorità pure perché di solito si interviene come autorità il sindaco, il consigliere di maggioranza. Il sindaco su questo non è stato avvisato. Non è che deve intervenire per operare, è intervenire per farsi vedere, insomma lamentavano questa cosa, insomma vabbè, comunque altro di questo. Bisogna intervenire per operare, non bisogna intervenire per avere visibilità, è facile farsi fare fotografie, bisogna intervenire costruttivamente, quindi è chiaro che nel momento nel quale viene interpellata anche l'autorità sindacale si interviene nel momento nel quale ciò è necessario. È necessario, noi abbiamo avuto la storia, tu l'hai vissuta in prima persona, pure la storia di Stefano e dei bambini, no? Che sì, sono morti. Sono in prima persona, eravamo là. E là di fotografie di passerelli ce ne sono tante, poi si è fatto poco, quasi niente su quella situazione. Ma purtroppo noi dobbiamo lavorare perché strutturalmente si risolvano le cose. Partiamo dal presupposto che questo è un territorio fragile per i corsi d'acqua ed è fragilissimo perché è stato massacrato negli anni dall'abusivismo che pur parla dei soldi, Giovanni, ha che sono stati stanziati la realizzazione di edifici proprio in prossimità dei corsi d'acqua. Quindi noi paghiamo
abbiamo purtroppo storicamente questa gravissima problematica. Allora, per questo paghiamo decenni di incuria. Paolo, su questo proprio siamo intervenuti molto, tant'è che abbiamo 8 importanti finanziamenti che strutturalmente intervengono sull'idrogeologico. Scusa, ma c'è un finanziamento appunto sul Cantagallo, sui torrenti Cantagalli? Il finanziamento del Cantagalli è un finanziamento di 1.970.000 euro. Ma è stato operando? È stato concesso dal commissario direttamente in favore del consorzio di bonifica. Ah, ascolta. Quello è del consorzio di bonifica, 1.970.000. La stanno intervenendo? Anche nei giorni scorsi abbiamo sollecitato presso il consorzio di bonifica che stava aspettando con l'ufficio del commissario di chiarire alcuni aspetti e dovrebbero partire. Però ripeto, questo è del consorzio di bonifica. Accanto a questi invece il comune di Lamezia Terme è destinatario di 7 finanziamenti per quanto riguarda l'idrogeologico, sì, che riguardano i vari corsi d'acqua della città. Per 2 di questi finanziamenti vi è stata già l'ultimazione delle gare di appalto, quindi con aggiudicazione dei lavori in favore delle società che andranno ad operare. Per altri quattro entro il 23 novembre vi sarà pure l'affidamento dei lavori. E poi ne abbiamo avuto di recente, con riferimento all'Amato, proprio nei giorni scorsi, altro finanziamento della Regione Calabria, e si sta per dare l'incarico di progettazione. È chiaro che questa è una delle priorità assolute. Però non è troppo tardi sta cosa, in questo momento che i fiumi, adesso arrivano le piogge pericolose. Cioè, finché si aspetta, perché non si lavora d'estate per bonificare i fiumi? No, attenzione, questi stiamo parlando di interventi strutturali, di reggimentazione, quindi proprio sono interventi strutturali, non sono interventi di mera pulizia. Interventi di mera pulizia, faccio un esempio, in questi giorni che sta facendo il consorzio di bonifica per quanto riguarda il torrente... Quello a fianco al comune, eh? Sì, il Fosso Fella è partito già da sopra via Marconi vicino al Vesper, quindi sta facendo queste pulizie, si proseguirà poi con Zuppello, si proseguirà da parte un po', cercheremo noi di far pulire la zona del Cantagalli lì a San Biase, perché è particolarmente pure pericoloso. Quindi queste sono pulizie, diverso invece l'intervento strutturale, che serve proprio a cercare di eliminare alla radice quello che è il problema dell'idrogeologico. Bene, se, allora diciamo che nel prossimo periodo ci saranno da qua a 2 mesi, diciamo, teniamoci largo. Sono finanziamenti importanti che siamo riusciti a ottenere. Sì, mi fa piacere. Quando è stato nel PNRR il primo finanziamento relativo all'idrogeologico, la Mezza è riuscita ad essere beneficiaria di 5 milioni di euro che riguardavano 6 finanziamenti. Su questo stiamo volando, ripeto, 2 su 2. Perciò dovremmo vedere l'operatività nei prossimi mesi. Ma per quanto riguarda 2 di questi, c'è stata già l'aggiudicazione d'appalto, quindi credo che sia questione di giorni affinché vi sia l'inizio dei lavori. Bene. Da parte dei soggetti aggiudicatari. Per quanto riguarda altri 4, invece vi sarà la definizione delle gare d'appalto entro il 23 novembre, perché sono termini tassativi che sono dati anche dal PNRR. Sindaco, è stato chiarissimo e siamo contenti, però c'è una domanda che vuole... No, non vuole fare no, domande no, Francesco Marino. Perché Sindaco, lei ha tutte le ragioni del mondo nel rispondere come sta rispondendo, però io mi faccio carico delle problematiche delle famiglie che stanno lungo l'argine del torrente, che hanno subito l'altra notte, tra tanta paura, un danno morale, se non quello, anche quello materiale. Allora, in tutti questi balzelli, che c'è la bonifica, c'è il consiglio comunale, che i tempi sono quelli che sono, questa gente ha bisogno di risposte immediate. Siccome sono anni che ci sono questi soldi, io non capisco perché all'emergenza non si risponde con l'emergenza. Mi perdoni, Sindaco, mi perdoni. No, probabilmente si fa un po' di confusione, non sono anni che ci sono queste somme che sono destinate dal PNRR. Adesso. Negli ultimi anni non è arrivato niente. Che riguardano interventi strutturali. Per quanto riguarda più specificatamente il Cantagalli, vi è da parte del commissario presso gli uffici regionali un finanziamento di 1.970.000 euro che è stato dato al consorzio di bonifica, e credo che sono soldi che sono arrivate adesso, diciamo. Interpellare.
No, quelli del commissario sono antichi, però sarebbe opportuno interpellare colui che gestiva. Che interpelliamo? Altrimenti qui ad un sindaco... Di no, ma no, Paolo, non è un discorso, non è un attacco a te, Paolo, non è un attacco a te. No, bravo. Allora, io non mi posso rivolgere al commissario se questo non ha fatto una beniamata mazza per tutta la vita. Bravo. E non scarica barile. Cioè, noi sappiamo che la gente sta soffrendo, Paolo. Oh. Bisogna andare alle regioni a battere i pugni. Quelle persone rischiano la vita quotidianamente, che io devo andare a vedere quello che hanno fatto prima non mi interessa. Io so che stanno prendendo in giro le persone, Paolo. Bravo. Ma vanno affrontati, però i problemi li vivono le persone, le famiglie, Paolo. Sì, sono d'accordo, i problemi vanno affrontati con serietà, per questo io dico... Intanto la gente muore, poi vedremo, così funziona. Ah, signora Stefano morì con due figli. Ma infatti, Giovanni, come tu vedi... Io non ce l'ho, Paolo, tu... Ma ci mancherebbe, questo è uno dei grandi drammi che la nostra nazione in questo momento ha, perché voi vedete che un giorno crolla un ponte a Novara, un giorno c'è un allagamento casomai nelle Marche, un giorno, quindi questa nazione deve riflettere seriamente sulla scarsa attenzione che ha dedicato ai fenomeni degli stessi idrogeologici e deve intervenire radicalmente. Questa è una nazione, io ribadisco, che paga molto anche la paga dell'abusivismo che vi è stato in passato, che ha consentito la realizzazione di edifici in prossimità dei corsi d'acqua, che è la cosa più pericolosa che esista. Quindi, a mio parere, questa nazione dovrà anche radicalmente cominciare a pensare e a discutere di come si possa rimediare all'omessa sorveglianza sul territorio che vi è stato nei decenni, che ha consentito il massacro del territorio. Faccio un esempio: vogliamo un giorno pensare, poiché si è consentito di realizzare delle abitazioni in prossimità dei corsi d'acqua e addirittura al livello più basso del corso d'acqua, creando quindi un pericolo storicizzato, vogliamo a livello nazionale pensare di poter fornire a queste famiglie la possibilità anche di una abitazione alternativa rispetto a quella che si è consolidata in prossimità del corso Paolo, d'acqua? Perché ribadisco, se ed è giustissimo che chi ha condonato un immobile è proprietario legittimamente di quell'immobile, certo. Ma se quell'immobile si trova a 25 metri dal corso d'acqua e si trova anche a livello più basso rispetto al corso d'acqua, vogliamo capire che l'unica possibilità di intervento radicale per poter risolvere questo problema è quello di consentire a chi è legittimo proprietario di un immobile di avere eventualmente le somme affinché possa avere altro immobile che però sia a distanza di legge rispetto al corso d'acqua. Bene, Paolo, le norme che sono intervenute successivamente oggi consentono delle edificazioni non più come era un tempo, ma la consentono a distanze che sono 150 300 metri del corso d'acqua. Avremo modo di parlarne, Paolo, il tempo a nostra esposizione è finito, Paolo. Io ti ringrazio, Paolo. Io chiedo scusa se a volte cerco di spiegare. Sì, sì, no, ma sono argomenti che dovremmo sentire in un'intervista più lunga. Certo, sono al fianco di tutti coloro che hanno delle sofferenze, però vorrei che si trovassero delle soluzioni definitive e non solo le definizioni che risolvono il temporale. Abbiamo finito, Paolo. Ma non risolvono il temporale. Grazie, Paolo. Grazie signor sindaco, arrivederci, buona giornata. E questo era Paolo Mascaro, oggi ci siamo occupati di un argomento importante. Lo continuiamo lunedì, perché Giovanni, ti dico, io non c'ho niente contro la figura del sindaco, ma contro quelli che sono gli interventi che devono essere fatti. Io sono dalla parte della gente, come lo sei tu, Giovanni. Certo. Va bene? E sono in ritardo, scaricano la colpa sull'Italia. Dopo chiudiamo la Se tu sei d'accordo, sì, lunedì riprendiamo. Se i presupposti sono come hanno fatto l'elezione del presidente del Senato, figurati che ne esce. Lunedì riprendiamo. Speriamo bene. Buon fine settimana. Ciao Giovanni. Ciao Francesco. Buona domenica e buon sabato. Buon calcio, buon sport a tutti. Che domani è una giornata di sport. Ciao a tutti. A domani. A lunedì, perdonate.